Buongiorno a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi parleremo di un argomento un pochettino più tecnico e riguarda essenzialmente le esibizioni live di noi musicisti, che siano cantanti, chitarristi, bassisti, batteristi, eccetera, eccetera, eccetera. Di cosa parliamo oggi? Oggi parliamo dei sistemi di in-ear monitor. Cos'è il sistema di in-ear monitor? Avete presente tutti quanti che quando andate a vedere un'esibizione di un vostro artista su un palco trovate per terra sempre quelle cose che rimandano un suono verso il palco? Quelli si chiamano stage monitors, sono sostanzialmente delle casse che emettono dei segnali sonori, chitarre, tutti gli strumenti che possono essere richiesti dall'artista per sentire meglio sul palco. Cosa succede quando ci sono questi tipi di dispositivi sul palco? E basta. Succede che c'è una fortissima pressione sonora data dal fatto che ovviamente questi amplificatori sparano il suono verso gli artisti che sono presenti sul palco, quindi creando notevole disturbo di rumore anche sul palco in location abbastanza piccole. Questo può diventare un problema soprattutto con gli inneschi dei microfoni, che possono essere anche semplicemente solo i microfoni della voce, per esempio. Un altro piccolo svantaggio di questa tipologia di monitor da palco è che molto semplicemente, quando il cantante, per esempio, faccio un esempio su di me, si deve spostare, magari avendo regolato il proprio monitor davanti a sé in un modo durante il soundcheck, ha regolato i suoni perché magari voleva la voce un po' più alta, la batteria un po' più indietro, eccetera eccetera, spostandosi sul palco può trovare l'inconveniente di avere suoni diversi, nel senso che magari il bassista alla mia sinistra ha deciso di non avere la voce sul palco e quindi io, spostandomi dalla sua parte per motivi scenici, perché voglio semplicemente muovermi un pochettino da cantante, intrattenere un po' il pubblico, non sentirò più la mia voce da quella parte lì, quindi avrò un ascolto sfasato in base a dove andrò nelle varie zone del palco. Vantaggi: sicuramente una questione economica, perché comprato uno va bene per tutti. Mi spiego meglio, la cassa si compra e quella va bene un po' per tutta la band, nel senso che non è necessario che un gruppo abbia con sé o ciascuno il proprio monitor. Quella ovviamente è una situazione ottimale, dove si trova per fortuna in tanti posti professionali, ma non è così scontato. Quindi magari uno ha una band ha semplicemente una cassa monitor da mettere avanti che vale un po' per tutti, sicuramente si ha un risparmio da quel punto di vista. Gli svantaggi li abbiamo detti, quindi che cos'è l'in-ear monitor sostanzialmente? Allora, ve lo prendo da qui, vi prendo il mio, che non voglio fare pubblicità, ma io ho sempre usato Shure e mi sono sempre trovato bene. L'in-ear monitor praticamente è un sistema che combina un trasmettitore, un ricevente, che poi è il body pack, questa cosa qui che trovate spesso attaccata alle cinture dei vostri artisti preferiti, qualsiasi musicista che è presente sul palco, quindi non solo il cantante, e una cuffietta, ecco qui, che va collegata a questo body pack. Le cuffiette sono sostanzialmente le cuffiette in-ear che si trovano anche per cellulare, per ascoltare la musica su cellulare. Queste ovviamente sono fatte apposta per i musicisti. Queste che io sono di fascia abbastanza entry level, però ne parleremo tra un attimo. Come funziona questo discorso? Molto semplicemente succede che il fonico potrà decidere di mandare al mio personale body pack, collegato alla mia personale cuffietta, ciò che io gli chiederò di mandarmi. Quindi io nelle mie cuffie avrò esattamente quello di cui avrò bisogno, e sempre, in qualsiasi posto mi sposterò sul palco, io avrò sempre lo stesso tipo di ricezione. Questa cosa non mi porterà via, non mi distrarrà dalla canzone che sto facendo. Posso decidere di tenere la voce un po' più alta per sentirmi meglio, quindi sforzare meno la voce, affaticarla meno e quindi naturalmente cantare meglio. Altro vantaggio grandissimo di questa tipologia di sistemi è che, essendo un sistema in ear, sostanzialmente ad incastro nell'orecchio, grazie anche ai gommini che vengono abbinati alle cuffie, si crea un isolamento acustico nelle orecchie, quindi non abbiamo più tutta la pressione sonora che arriva magari dal palco, dalla batteria, perché magari abbiamo la batteria dietro le orecchie, e rimaniamo isolati nel nostro piccolo mondo attraverso questi sorta di tappi. Cosa vuol dire? Che molto probabilmente a fine concerto non vi fischieranno le orecchie, perché deciderete voi a quel punto i volumi a cui farvi mandare i vari strumenti nelle cuffie. Poi molto spesso uno esagera lo stesso un pochettino, quindi le orecchie fischiano uguali, però sicuramente c'è tutto l'isolamento della parte esterna. Altra cosa di assoluta importanza vitale è il fatto che attraverso questi sistemi in-ear è possibile inviare dal mixer un segnale di un metronomo, che diventa
fondamentale per chi utilizza delle sequenze anche dal vivo per andare a tempo, perché sennò le sequenze sarebbero completamente sfasate rispetto al resto della canzone, al resto degli strumenti, ma diventa anche un validissimo aiuto per tutta la sezione ritmica, strumentale, ma in realtà anche per il cantante, per andare a tempo e rimanere più quadrati. Questo implica maggior precisione e quindi di conseguenza un impatto decisamente più professionale all'esterno. Capite che il segnale del metronomo, che è questo tac 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 tac, non può essere inviato agli stage monitor per una evidente questione di sonorità, se no sentiremo tutto il tempo questo suono fastidioso nell'impianto e non va bene. Invece nelle orecchie ci è di grande aiuto, lo sentiamo solo noi e lì rimane, quindi fuori ne giova tutto lo spettacolo. Altra cosa importantissima, forse una cosa minore ma in realtà ha la sua importanza per uno spettacolo live, è che attraverso questi in-ear il fonico o chi si occupa della produzione eccetera eccetera può comunicare mandando la sua voce agli in-ear direttamente dalla persona interessata sul palco, senza doverlo urlare da nessuna parte o dover inviare la sua voce agli stage monitors, che quindi verrebbe sentita da tutti, facendo risultare lo spettacolo un po' poco pro, ecco. Quindi in realtà, che ne so, se ci sono magari delle indicazioni, o perché magari nelle sequenze sono state registrate delle indicazioni su, che ne so, delle cose particolari da eseguire ad un certo tempo, aiutano il musicista nell'esecuzione del brano a tutti gli effetti. Ben venga anche questa cosa qui. Come dicevo prima, negli in-ear è possibile che ogni musicista si faccia mandare tutti gli strumenti che lui vuole con i volumi che lui vuole, la comodità di potersi gestire ciascun musicista i propri suoni all'interno delle proprie orecchie. Cosa vuol dire? Vuol dire che se io magari preferisco sentire la mia voce molto alta e gli altri strumenti in basso, lo posso fare. Il mio chitarrista, che magari non vuole sentire la mia voce perché non gli va, magari gli basta semplicemente quella che gli arriva di ritorno dall'impianto, si metterà, che ne so, il click, il metronomo più alto piuttosto che la batteria e il basso di conseguenza, il batterista di conseguenza. Quindi ognuno potrà avere il proprio ascolto personalizzato in cuffia, che sarà identico in qualsiasi parte del palco si sposterà, che chitarrista, bassista si possono intercambiare, girare senza avere problematiche di ascolto di nessun tipo, e ancora ne gioverà lo spettacolo. A livello di costi si parla di altre spese, nel senso che naturalmente ciascun componente della band dovrebbe avere il proprio, quindi questo avere il proprio comporta il dover comprare tutti quanti sia una parte di trasmissione, quindi come dicevamo prima la trasmittente e il ricevitore, che è il body pack, che di solito vengono venduti in abbinata, e le cuffie, cuffiette che non sono tutte uguali, perché anche le cuffiette, ci sono cuffiette da 100 euro o cuffiette da 1000 euro, è legato alla qualità sonora da una serie di caratteristiche costruttive su cui non sto qui a dilungarmi perché diventerei un po' prolisso. Più si spende, più la qualità delle cuffiette è valida e quindi si sente meglio il suono all'interno delle orecchie, si sente meglio nel senso che si sentono meglio lo spettro di frequenze che possiamo ascoltare noi, quindi magari riusciamo ad arrivare più in basso ascoltando più basse, o riusciamo ad avere più percezione di frequenze più alte, che sono quelle poi della nostra voce che servono per farci percepire un po' meglio quello che stiamo facendo. È importantissimo avere delle cuffie di qualità alta, perché sennò si perde tutto il vantaggio di avere un sistema di questo tipo, che è wireless, quindi una volta che c'è la trasmittente attaccata all'impianto, noi col nostro body pack ci possiamo spostare ovunque vogliamo, anche in mezzo al pubblico, perché tanto siamo in wireless. Una delle caratteristiche naturalmente del sistema in ear, mi riferisco principalmente al body pack e al suo trasmettitore dall'altra parte, è avere una discreta portanza a livello di segnale, ma avere anche possibilità di scelta attraverso tutti i canali wireless che ci sono, tutte le frequenze, perché questo fa il prezzo del trasmettitore. È importantissimo, io lo uso sempre nei miei concerti, spesso mi vedete con un auricolare su e un auricolare giù, ma lo faccio semplicemente per una questione di, come spiegare, per sentire di più il pubblico, perché naturalmente mettendo su questo tipo di auricolari c'è una sorta di isolamento verso l'esterno e quindi anche verso la gente. Io preferisco sacrificare un pochettino il rumore che ho, il fischio nell'orecchio, perché tanto comunque ho una parte del segnale che ho richiesto al fonico
nell'altro orecchio, quindi sento comunque bene, dall'altra ho un po' di ambiente, chiamiamolo così, quindi sono contento lo stesso, in poche parole. È importantissimo perché, vi dicevo, vi consente di fare delle performance decisamente migliori, perché il concetto è molto semplice: sentite bene, suonate meglio, non c'è tanto da girarci intorno. Io qui sotto magari vi metterò il link del sistema che ho comprato io, che secondo me è un più che ottimo entry level, nel senso che è stato già testato su palchi molto grandi, ha sempre funzionato bene. Anche le cuffie della Shure, questo modello qui, sono entry level, nonostante costino un centinaio di euro comunque, quindi non sono cuffiette cinesi di 10 euro, ce ne sono di molto più costose. Magari vi linko qui sotto due informazioni, così potete farvi un'idea un po' più precisa di che cosa comprare. Ecco, se avete dei dubbi o avete delle curiosità legate a questo tipo di soluzione per artisti, non fatevi problemi, scrivetemelo qui sotto nei commenti e sarò ben felice di rispondervi, se metterete un bel like a questo video e se avrete anche voglia di iscrivervi al canale attivando la campanellina, perché così facendo io potrò continuare a pubblicare questi video e anche cose più interessanti. Non che questo non sia interessante, ma anche video musicali, tutorial, eccetera, eccetera, eccetera. Spero che questo video vi sia piaciuto e, come sempre, stay rock!